sempre stato poi alla base di tutte le scelte, di tutte le cose che ho fatto, anche se ultimamente insomma mi stanno facendo un po' cambiare idea, perché come insegnante mi trovo un po' in difficoltà quando mi fanno domande, mi chiedo, perché credo che qualcosa dovrebbe partire anche dalla scuola, proprio perché il binomio scuola e sanità è strettissimo per quanto riguarda i 0-6 anni, vediamo che sono i bambini che vengono esclusi dalla scuola, è qui che sta diventando, la gente forse si muoverà quando comincerà, neanche così si sta muovendo, perché noi di fatto corrono a vaccinare. E ho scelto questa prima frase di Seneca che mi è piaciuta molto, che dice: c'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un tempo per decidere, e c'è un tempo che abbiamo vissuto, l'altro che abbiamo perso e un tempo che ci attende. Probabilmente io sono, insomma, sono stanca di attendere, voglio vedere che cosa succederà adesso, dopo tutto quello che sta succedendo, vedo se riesco ad andare avanti. Qui ho spiegato un po' quello che credo per quanto riguarda la scuola. Sicuramente la scuola deve, il compito della scuola è quello di formare l'uomo e il cittadino, è uno dei diritti prioritari di tutti i ragazzi che devono andare a scuola, di tutti i bambini. E credo anche che la scuola debba mediare la cognitività con l'affettività, cioè ci deve essere un altro tipo di scuola rispetto alla scuola che viene proposta oggi. E credo anche che la scuola sia, proprio come dicevo prima, uno dei problemi più fondamentali alla base di tutte le famiglie, così come il problema della salute, poi in particolare per quanto riguarda la famiglia. E poi avete visto, c'era l'immagine precedente del cuore con il cervello, che va a braccetto con il cervello, perché probabilmente queste due cose devono camminare insieme. Quindi questi pilastri così fondamentali come la salute, l'istruzione e la famiglia negli ultimi anni sono stati scossi profondamente da quella che è la politica e le scelte della politica. Infatti negli ultimi 20 anni dell'istruzione abbiamo assistito all'erosione della qualità dell'istruzione, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda le attese educative dei nostri figli, e a un depauperamento proprio delle performance degli allievi per una quasi totale assenza della rielaborazione dei contenuti. Prima Salvatore diceva che sembriamo dei riflettori, questi ragazzi sembrano dei ripetitori di qualcosa che viene loro detto. Dickens diceva che i ragazzi in un'opera sua importante venivano considerati come dei vasi vuoti che dovevano essere riempiti di informazioni. E quindi a nessuno interessa più il pensiero critico, cioè è difficile utilizzare gli strumenti scolastici per poter veicolare la capacità di pensiero critico, e invece il pensiero critico sarebbe l'espressione migliore dell'uomo e del cittadino che partecipa alla vita pubblica, ma probabilmente questo non è l'interesse per nessuno. E questo progetto quindi di incapacità da parte dei critica da parte degli alunni e quindi della popolazione viene da molto lontano. È un disegno che è un progetto che tende ad anestetizzare le masse, no? La famosissima parola gregge che viene utilizzata così chiaramente, cioè ce lo dicono anche molto chiaramente. E tutto per accettare questo mondo così patinato, così perfetto, come diceva in un libro Huxley, il mondo mirabile, che è uno scrittore inglese che amo moltissimo, e parla di distopia, cioè nel momento in cui si raggiunge l'utopia, il sogno diventa un incubo totale. E infatti questo mondo mirabile dove tutto funziona, dove tutto è messo a posto, poi infatti sta diventando un vero e proprio incubo per tutti quanti noi che in qualche modo non condividiamo questa identità di massificata. Anche io ho utilizzato la stessa immagine, neanche a farla apposta, non ci siamo messi d'accordo di Salvatore. E l'immagine che vedete è la chiara rappresentazione di come la politica sia completamente lontana da quella che poi è la volontà del popolo e non ascolta assolutamente il cittadino. Questa è Pesaro, dopo quando migliaia di persone si manifestavano fortissimo dissenso nei confronti allora del DDL 73 in materia vaccinale. E il risultato, non ho trovato una foto più chiara di questa,
della Lorenzin. Il risultato è stata la promulgazione della legge 119, quindi il decreto legge è stato immediatamente, nel giro di 3 mesi, è diventato legge, proprio bypassando la volontà popolare, una volontà così potente come quella di Pesaro, perché è stata una riunione di veramente migliaia di persone. E non finisce qui. Abbiamo passato quindi il 2017 in queste condizioni, dopodiché abbiamo avuto il balletto, non lo so come chiamarlo diversamente, del famosissimo governo del cambiamento, in cui molti di noi hanno creduto, Salvini, Di Maio, non si sapeva bene a chi appoggiarsi, insomma noi ci siamo fidati di questo che erano i loro cambiamenti, le loro volontà. E sinceramente alla fine io concordo molto con il pensiero di Mafalda, dice non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credeva potesse essere grande, almeno nel provarci, cioè loro non ci hanno neanche provato. Nel momento in cui sono arrivati sulla poltrona ci hanno tradito completamente, come se tutto quello che avevamo detto precedentemente non l'avessero mai detto. Sembrano dei clone delle persone, che in particolare la ministra Grillo mi sembra veramente non più la stessa persona di come parlava precedentemente. E non è finita qui. Anche per quanto riguarda il sindaco Gnassi Rimini, come vi ha detto precedentemente Salvatore, scusatemi, oppure a Cesena, e ho sentito sinceramente a giugno a Cesena, ho sentito anche a Ravenna si stanno organizzando per fare delle multe, quindi piano piano, proprio per il concetto della rana bollita, no? Piano piano ci stanno cuocendo e nessuno di noi si rende conto di come ci stanno togliendo il terreno sotto i piedi, veramente ci stanno limitando le libertà, i diritti stanno entrando nella persona, stanno entrando proprio in ognuno di noi e non ce ne accorgiamo perché nessuno protesta, nessuno dice niente. Una cosa che mi ha profondamente colpito è stato quello che è successo a Palermo a maggio. A Palermo in un istituto tecnico industriale, quindi una scuola neanche così tanto conosciuta, no? Questa scuola si chiama Vittorio Emanuele II, è arrivata la Digos. È arrivata la Digos, ma non perché cadevano i calcinacci in classe o c'era qualcosa che non funzionava, è arrivato perché una classe ha fatto un PowerPoint, una cosa del genere, e in una di queste slide, quella che vedete in basso a destra, questi ragazzi hanno associato, con un pensiero libero e probabilmente critico, no? Hanno associato le leggi razziali al decreto sicurezza di Salvini. E per questa cosa, per questo non solo è arrivata di questa scuola per fare indagini, ma la professoressa è stata sospesa dalla scuola per 15 giorni senza stipendio, e come vedete dalla foto, insomma, è una donna, una professoressa, una professionista neanche di primo pelo, cioè una donna di grande esperienza, e ha subito un'umiliazione veramente inaudita. Io non ho mai sentito, ripeto, in 30 anni non ho mai sentito una cosa del genere. E nella mia scuola molte di noi, molte tra colleghe, siamo rimasti talmente scioccati che ci siamo alzati in piedi in classe, nelle nostre classi, e in modo molto enfatico abbiamo letto quello che era l'articolo 21, ve lo leggo, dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione. Probabilmente quelli che hanno mandato la Digos a scuola e hanno sospeso la professoressa non hanno capito che il PowerPoint rientrava con ogni altro mezzo di diffusione, è un altro mezzo di diffusione, forse non si sono resi conto. E è veramente, insomma, qualcosa di molto grave, molto molto grave, molto grave. E da una parte mi ha fatto piacere che i miei studenti dicevano: professoressa, sì, la sappiamo questa cosa. Ho detto: beh, nonostante noi abbiamo questo articolo della Costituzione, di fatto quello che è successo è quello che vi ho raccontato adesso. E gli ho raccontato cosa era successa alla collega Rosa Maria dell'Aria, scusate. Chiaramente quindi c'è molto nella scuola che non va, e in conseguenza di questi pensieri, di queste problematiche, tra amici ci siamo guardati un po' in faccia, no? Abbiamo detto: qualcosa dobbiamo fare, dobbiamo organizzare, e questo è, diciamo,
virgolante che ci mantiene tutti quanti uniti è sicuramente, sono sicuramente i nostri figli, è sicuramente il futuro che possiamo avere su questa terra, in queste condizioni, in Italia, nei nostri paesi, nelle nostre famiglie e quindi anche nelle nostre scuole. Per cui io abbiamo chiamato la sezione relativa all'istruzione del sito che ha preparato Salvatore una scuola umana, un'istruzione umana, perché io penso che la scuola umana, più umana, magari può avere, può fare molto, no? La cultura può avere più significato. E proprio dalla scuola, che è un po' casa mia, perché mio padre pure è insegnante, diciamo, io ho una predisposizione innata, ho sempre amato molto l'isolamento e proprio mi sono impegnata, proprio ho pensato di mettermi a disposizione per quelle che sono le mie competenze, per quello che io so. E in che modo, insomma, le cose possiamo cambiare per quanto riguarda, potremmo trovare delle soluzioni per cambiare qualcosa nella scuola. Prima di tutto vi devo dire che cosa, io credo in un altro tipo di scuola, una scuola che valorizzi il singolo, che valorizzi l'individuo, perché se tutti siamo diversi, ma la diversità è un valore positivo e quindi tutti meritano un'attenzione adeguata e differenziata, perché se tutti siamo diversi e diversi sono i punti di partenza, diversi devono essere anche i punti di arrivo, però tutti con uguale significato sociale, cioè con lo stesso rispetto, il rispetto della diversità. E quindi è necessario il rispetto del valore intrinseco della vita e delle sue diversità, che deve essere rafforzato, potenziato e sicuramente protetto, perché nessuno ci protegge. La scuola deve supportare l'alunno nelle sue criticità, che possono essere di tipo apprenditivo, come parlavamo prima con Maria, possono essere di tipo sociale, possono essere di tipo culturale, o la scuola deve valorizzare l'unicità dell'individuo. Anche per quanto riguarda la valutazione, questa vignetta fa ridere, dice Gesù, dice che non può far sparire le maestre e che per l'interrogazione ti toccherà studiare. La valutazione utile è la valutazione che è utile alla crescita dell'uomo e del cittadino, per cui io sono completamente contraria a quella che è la valutazione standardizzata che ci stanno obbligando a fare. L'alunno va valutato sicuramente per quelle che sono le competenze scolastiche, le competenze disciplinari, però bisogna considerare altri elementi importanti, tutto il grado di socializzazione, perché io per esempio vedo in classe dei ragazzi di grandi capacità, con grandi competenze, ma che nel comportamento, nella socializzazione non hanno proprio nessun tipo di legame. I ragazzi di oggi, i bambini di oggi sono molto soli, se non rientri in un circuito di fratellanza o di amicizie trasversali, i ragazzi sono soli, sono tutti legati magari ai dispositivi elettronici e non comunicano veramente. Quindi la scuola invece dovrebbe far sì che quello che imparano le discipline poi venga veicolato attraverso un comportamento diverso con le persone, un modo di approcciarsi con la realtà che deve essere completamente diverso. Non è possibile avere questi robot che conoscono 10.000 cose, che sono competentissimi in tante, ma che sono incapaci poi di generare nuove conoscenze e di relazionarsi con gli altri, incapaci, totalmente incapaci. Li riempiamo di attività, devono fare questo, fanno danza, fanno sport, ma in ogni realtà dove vanno io li vedo sempre molto soli, centrati sempre solo su loro stessi e null'altro. E quindi le capacità relazionali che servono per calare, come dicevo, le competenze nella realtà e per formare un cittadino che è rispettoso di sé e degli altri e capace anche di un'inclusione, sia per quindi io sono completamente avversa a quelle che sono le prove invalsi, perché le prove invalsi sono è troppo facile utilizzare delle batterie valutative uguali per tutti quanti. Nella mia scuola si usa, in tutte le scuole si usano le prove parallele, non so se avete sentito, all'inizio dell'anno, a metà anno, a fine anno, i ragazzi vengono valutati parallelamente, quindi tutte le prime, tutte le seconde, tutte le terze, le quarte, le quinte, fanno lo stesso identico compito, che senza una differenza tra, io insegno in un liceo linguistico, liceo scientifico, scienze applicate e musicali, quindi
musicale fa lo stesso compito del liceo elitistico. E tutto questo, questa standardizzazione, serve semplicemente perché noi dobbiamo fare il RAV, il rapporto di autovalutazione, e dobbiamo dare degli standard valutativi dei nostri allievi che devono raggiungere, devono superare quello che noi magari abbiamo programmato, perché soltanto se loro raggiungono, sono conformi a quello che sono le aspettative del Ministero, solo in quel caso arriveranno i soldi a scuola, altrimenti la scuola non è all'altezza di conformare i propri alunni a questi standard. E quindi insomma vi rendete conto che l'insegnamento sta perdendo moltissimo, perché io mi chiedo: ma perché devo fare questo? E pensate che anche per quando dobbiamo scegliere i prove, perché dobbiamo fare queste prove invalsi e queste prove parallele, i libri devono essere, sì vabbè, non te lo dicono chiaro chiaro, ma perché non prendiamo tutti quanti lo stesso libro? Perché sennò magari quando dobbiamo fare le prove poi tu stai avanti, hai fatto un argomento che ha messo in capitolo diverso, e quindi piano piano ti vogliono conformare, a omologare, ad utilizzare tutti quanti anche lo stesso libro, perché le idee devono essere sempre le stesse. Qualche volta ho mandato qualche foto a Salvatore, dove in alcuni libri ci sono delle poesie in cui dicono che il vaccino è qualcosa di buono, perché è bello vaccinarsi, perché diventerai più bello e più intelligente. E poi più sano, sì. E poi dico anche no alle classi pollaio, che impediscono la relazione, perché se io che insegno in una classe di 30 alunni, 32 alunni, io non ho il tempo, lo spazio fisico e il tempo di poter creare una relazione. Vi ho detto all'inizio che la cognitività deve essere mediata con la relazione, con l'affettività, perché a quell'età loro non sono motivati a studiare. I ragazzi studiano perché ti rispettano, non perché pensano al loro futuro, perché c'è una relazione, altrimenti non ti pensano proprio, perché sono presi da altre cose. Ma se io non ho il tempo di andare a vedere perché il mio amico è triste, perché che problema c'ha, che difficoltà c'è, se io non creo la relazione, viene meno proprio il principio dell'educazione, della formazione. E sicuramente quindi no alla regionalizzazione della scuola che stanno ultimamente proponendo, per cui se veramente accadesse una cosa del genere, ci saranno le scuole del nord che avranno sovvenzioni, soldi, programmi diversi, e sui professori solo della zona del nord potranno accedere a quelle scuole, e noi nel sud saremmo proprio relegati veramente a quarto, quinto, sesto mondo, non saprei dire. Ovviamente per conoscenza vi dico che io credo molto nella funzione dei docenti, perché i docenti sono delle menti appassionate. Tenete conto che noi abbiamo lo stipendio più basso d'Europa, quindi se non fossimo delle menti appassionate della formazione, dell'educazione, veramente ci sarebbe da chiedersi perché continuiamo a stare nella scuola. E gli insegnanti sono, io li chiamo gli artisti del sapere, delle tecniche educative, perché non è facile. I ragazzi, le famiglie, le agenzie scolastiche, extrascolastiche sono sempre in difficoltà, quindi se non avessimo queste capacità, queste volontà, veramente sarebbe difficile. Per cui io penso che bisogna partire anche da una rivalutazione dei professori, dei docenti. I docenti meritano riguardo e rispetto, un rispetto profondissimo per quel nonché di libertà di tempi e luoghi per poter attingere dalla loro esperienza, per poter attingere dalle proprie competenze, dalla loro creatività. Cioè se noi non abbiamo i tempi, perché io devo scrivere miliardi di carte continuamente, c'è cioè il registro elettronico da riempire, devo fare documenti su documenti per qualsiasi cosa, anche per portarli al cinema, al teatro, devo compilare modelli infiniti per poter far veicolare magari qualche competenza, conoscenza diversa. E insomma, se io non ho questo tempo e questo spazio, mi diventa tutto difficile. Invece noi abbiamo proprio bisogno, gli insegnanti hanno bisogno di tempi e luoghi per poter creare anche dei sistemi migliori per far veicolare queste benedette conoscenze, e ancora di più per attivare le competenze, perché non è facile. Cioè il ragazzo non è che, come dicevo prima, è un vaso vuoto da riempire. Io devo attivare delle competenze, cioè il ragazzo deve essere in grado, senza di me, di utilizzare quelle conoscenze a partire dalle
l'alunno deve raggiungere deve essere canalizzata, individualizzata, perché ci sono tanti tipi di intelligenza, perché il ragazzo sta vivendo un momento critico della propria vita, perché ci sono 10.000 variabili, cioè noi lavoriamo con materiale umano, mi sembra orrenda questa parola di materiale umano, però è la realtà, e quindi questa è la necessaria importanza dell'insegnante, altrimenti faremo dei video e ognuno, i ragazzi si leggono, si ascoltano il video della lezione e poi vanno a conferire, ma il lavoro con l'insegnante è proprio quello dove c'è la relazione, per cui io comprendo qual è la strada migliore per poterlo aiutare. E poi, come dicevo prima, per quanto riguarda i libri, abbiamo bisogno di una libertà di scelta didattica, a partire però da linee guida che devono essere necessariamente condivisi in tutta Italia. Non riesco proprio a pensare a questa separazione, a questa regionalizzazione tra nord e sud. E queste linee guida devono essere miranti alla formazione di individui liberi, come dicevamo prima, capaci di pensare in modo divergente, anche divergente, di scegliere per il bene della comunità. Prima ce lo siamo detti, perché non si riesce, nessuno ha più questa capacità critica, no? Di valutare, di comprendere, di leggere tra le righe, di capire quello che è vero e quello che è falso. Perché questo? Perché noi la scuola non lo fa più, non abbiamo più il tempo di poterli far pensare, riflettere. Quando io gli dico, ma perché è successo questo? Sulla domanda perché cadono tutti, cioè mi sanno dire tutto, qualsiasi cosa, ma il perché quella cosa sta accadendo, non ce l'ha, e perché non potrebbe essere così? Il pensiero divergente è veramente quasi impossibile, mi sta sparendo. E poi sinceramente credo che sia necessaria una valorizzazione non solo economica ma anche sociale, perché la figura del docente è veramente messa male, molto molto male, considerata come dei nullafacenti che fanno 3 mesi di vacanze all'anno, che hanno ferie. Qualche volta l'ho raccontata anche a Salvatore, quando ma questa cosa sapete com'è gabbato sempre. Sto studiando, ma come stai studiando? Sì, sto studiando, perché io per ogni ora di lezione, nonostante insegni da 30 anni, quasi 30 anni, ogni ora di lezione mi devo preparare 2 ore. E quindi non sempre riesco a prepararmi per tutte e 5 le ore. Cioè capite che quello che noi portiamo in classe è un lavoro molto molto lungo e che sta insomma alle spalle di quello che poi arriva in classe. Un altro argomento che penso insomma debba far pensare è questa famosissima poi alternanza scuola-lavoro, non so se avete sentito parlare. Qui vediamo proprio chiarissimo una grande sfondatura tra la scuola e il mondo del lavoro. Perché? Perché la scuola da sempre prepara il cittadino alla vita lavorativa futura, mentre invece il mondo del lavoro, che è entrato così con forza, non può entrare in una classe e in un ecosistema così delicato come quello dell'alunno in crescita e conformarlo a quelle che sono delle esigenze di mercato, delle esigenze aziendali, senza nessuna competenza né di tipo comunicativo, didattico, pedagogico, psicologico. Cioè arrivano questi esperti dall'esterno, entrano in classe e non riescono proprio a comunicare con i nostri alunni. Magari avrebbero bisogno di una formazione per poter far sì che l'occasione dell'alternanza scuola-lavoro possa essere un transito dalla scuola al mondo del lavoro senza inutili forzature, in modo da potenziare poi quelle che sono le capacità, le energie, le competenze degli alunni, però sempre a partire da quelle che sono le loro attitudini e le loro scelte di vita, perché ultimamente non so se sapete che molti ragazzi sono stati portati nei campi di patate, sono stati portati a lavorare da McDonald's, hanno fatto i bagnini, cioè sono stati usati. E io non so per quale motivo i genitori non hanno protestato, non hanno fatto niente, si sono piegati nonostante i loro figli andassero anche a tutti i bambini, ho saputo anche di queste informazioni. Gli insegnanti hanno seguito migliaia di corsi di aggiornamento, anche non solo per
questa materia, ma per tutte le materie, non solo quindi per l'alternanza scuola-lavoro, perché oramai è una pratica intrinseca della professione insegnante, cioè noi dobbiamo continuamente aggiornarci, informarci e conoscere. Stessa cosa non è possibile dire per le agenzie extrascolastiche, cioè loro non hanno nessuna di queste competenze che riguardano l'insegnante. Un'altra criticità forte, quella per cui mi aspettavo che arrivasse la Digos a scuola, sono le infrastrutture scolastiche. Guardate, questa è una cosa, non è solo necessaria, cioè veramente è urgente, perché ci sono dei problemi di sicurezza non solo agli edifici scolastici, perché piove nelle classi, cadono i tetti, ma ci sono anche pericoli per gli impianti elettrici, i laboratori operativi. Nella mia scuola ci sono dei laboratori di chimica e non c'è l'addetto, o comunque a volte viene, a volte no, perché perde l'incarico, non c'è qualcuno che governi questi laboratori che sono pericolosi. Quindi bisognerebbe analizzare, approfondire l'argomento delle infrastrutture scolastiche verso un'ecosostenibilità che possa produrre un lavoro ed essere se stessa un veicolo educativo principale. Cioè, se noi utilizziamo l'ecosostenibilità all'interno di quello che è l'ambiente in cui vive l'istituzione della scuola, probabilmente non solo avremo possibilità di lavoro, ma avremo proprio un veicolo educativo iniziale, cioè il ragazzo si sentirebbe partecipe positivamente, altrimenti sono non motivati i ragazzi. Allora, molto di quanto vi ho detto in questo programma, in questo che è una parte ovviamente del programma che abbiamo organizzato, a inizio e fine con la legge Lorenzin. Se avessi trovato una foto più brutta, non l'ho trovata più brutta di queste, è voluto, dicevo che è voluta questa cosa. Dunque, oltre a tutte queste problematiche che vi ho presentato, no? Vi ho detto tutte queste difficoltà relativamente alla scuola non bastavano tutti questi guai che avevamo. Alla scuola è stato richiesto anche di controllare se i bimbi da 0 a 6 anni erano conformi alle richieste della legge 119, come ci diceva anche prima la collega, per poi trasmettere le dichiarazioni e le certificazioni dei genitori all'ASL di competenza, senza alcun riguardo per quelli che erano i dati sensibili, i dati personali, perché il garante della privacy ha bypassato il problema, e con pena l'esclusione della scuola dell'infanzia e la perdita conseguente dell'iscrizione a scuola. Adesso vi ho detto l'aspetto negativo, adesso vi dico invece che cosa penso la scuola come dovrebbe essere, che cosa dovrebbe fare. Quindi noi quello che proponiamo è un altro tipo di scuola, è una scuola in cui i dirigenti, gli insegnanti devono occuparsi di didattica, perché quello è il loro mestiere, e devono valorizzare il mistero senza fine della crescita dell'individuo. Perciò prima vi parlavo all'inizio, vi ricordate la slide che vi ho detto, la valorizzazione dell'individuo, capace di avere delle visioni critiche e costruttive. Cioè i nostri figli, i miei alunni, devono essere dei ricercatori di libertà. Io glielo dico sempre, questo mi interessa. Voi dovete ricercare la libertà in tutte le materie, in tutto quello che noi vi stiamo comunicando, quello che stiamo camminando insieme, perché quello che mi interessa è attivare delle capacità critiche. Cioè gli pongo un problema, loro ci devono pensare, devono trovare delle soluzioni significative. Cioè è riuscito persino Linus, non so se vedete, aveva le lettere imbrogliate, e poi alla fine con la sua flemma, con la sua analisi notoria, insomma anche lui ha trovato la lettera giusta. Per cui la prima cosa quindi per noi è l'abolizione della legge Lorenzin. Questo permetterebbe sicuramente un recupero della dignità della scuola, un recupero della dignità della famiglia e un recupero della dignità dell'alunno, quale prima cellula della futura società da rispettare, perché gli alunni, le persone vanno rispettate nella loro privacy, nell'integrità.
permetto di concludere dicendo che i figli sicuramente appartengono alla vita e i genitori ne sono custodi nella società fino alla maggiore età giuridicamente, per sempre, secondo il legame relazionale che saranno riusciti a costruire negli anni. Lo Stato può consigliare, può indicare, può sostenere, può ribadire tutto ciò che è di sua competenza, con dati verificabili e molto chiari, cioè il metodo scientifico galileano, stiamo parlando, insomma, si basa sulla verificabilità dei dati e tutto ciò quindi che lo Stato può fare deve sempre tener conto che è e sarà sempre il singolo, la persona, che la scuola, la cultura deve potenziare proprio con la conoscenza, che dovrà scegliere con cura per sé e per la sua vita. Questo deve imparare il ragazzo a scuola, deve saper scegliere con cura per sé e per la sua vita. Perciò noi parliamo di libertà di scelta, noi dobbiamo essere liberi di poter scegliere, perché nessuno, così come noi non imponiamo agli altri di non vaccinarsi, neanche gli altri possono entrare nel nostro corpo, nella nostra psiche, nei nostri pensieri. E pensiamo che la scuola, la cultura sia il veicolo più importante per poter far passare questi concetti. Io ho